tutti, vedete un pacchetto per cui è una collaborazione nuova, cioè nuova nel senso ulteriore collaborazione con materiale nuovo, sempre con BB Craft. Se non lo conoscete, scusate se mi ripeto, è un sito dove vendono tantissimo materiale per creare, che spazia tra tanti generi di creatività, tutto ciò che riguarda la bigiotteria in genere, c'è cioè il cucito, anche cartopazia, quindi clear stamp, tutte quelle cose un po' più su quel settore, stampi in silicone per lavorare la resina, insomma tantissime cose. Vi lascio nell'info box, se appunto non lo conoscete, il loro sito. E un codice sconto per tutte voi che potete appunto utilizzare per qualsiasi, non c'è minimo di spesa, niente. Quindi lo trovate qui sotto nell'info box. Allora, la spedizione è stata super veloce. Nel giro di una settimana togliamo i giorni di festa che ci sono stati qui, quindi veramente molto molto veloce. Vi faccio dare una sbirciatina e vediamo che cosa ho preso. Allora, iniziamo da questa scatolina. E scusate se lo ripeto, ma se capita qualcuno di nuovo, magari non lo sa, a me piacciono molto questi kit per creare bigiotteria, che sono veramente molto molto semplici, ma secondo me veramente carinissimi. E in particolar modo mi piace quella del marchio Sunny Clow, semplicemente per il mio gusto personale, per tipologia non so come dire, di componenti che hanno, sono più di mio gusto rispetto ad altri marchi, quindi sul sito di BB Craft trovate tutta una serie di kit di vari marchi. Quello che preferisco, che avete visto anche in altri video, è sempre questo qui della Sunny Clow. Allora, vediamo cosa c'è dentro, che non mi ricordo. Ok. Allora, cosa troviamo dentro questa scatolina? Un'altra scatolina. Allora, il tutto è sempre impacchettato in queste scatoline di plastica dura, proprio veramente dura, quindi riutilizzabili. E praticamente, mi sono fatta anche male, in questo kit si possono creare dei pendenti, ma guardate la meraviglia di queste. Cioè, nonostante siano tanto di plastica, non è, però guardate che effetti di luce, stupendi. È da creare una sorta di acchiappasogni per lungo pendente che io volevo farne uno da utilizzare nella macchina a tema diciamo lunare, poi abbiamo il sole e il componente dell'acchiappasogni, più tutte le varie pitruzze, charm, eccetera, che poi andremo a vedere nel dettaglio in un video tra virgolette tutorial. Ma mi sono innamorata di queste perline sfaccettate, cioè è stupenda, cioè guardate la luce che fa. Bellissima, ne farò una così da appendere nella macchina e troviamo anche le istruzioni così vi faccio vedere di cosa si parla. Sono ecco questa tipologia di pendenti che mi garbavano proprio, quindi si possono fare queste tipologie, poi ognuno può modificarlo come vuole. Qui vi fa degli esempi, potete aggiungere altri componenti, insomma, come vi pare. E mi piaceva molto. E quindi qui dietro, oltre che delle tipologie di creazioni, trovate anche delle istruzioni veramente molto basiche. E quindi ripeto, questi kit secondo me sono ideali per poter creare qualcosa di bello, perché sono fuori delle cose carinissime. Abbiamo visto insieme nell'ultimo video quegli orecchini farfalla, proprio semplici, stupidissimi, eppure sono veramente molto molto carini, hanno il loro perché. E il codice del prodotto è questo qui, però ripeto, se lo cercate nel menu lo potete mettere con questo codice, ma nell'info box vi lascio il link diretto se vi interessa. E di questo sicuramente faremo un video dove andremo appunto a montarne qualcuno. Poi, prendiamo fuori questa bustina. Ok, stampi in silicone. Allora, intanto questo è il codice. Io pensavo che erano due pezzi, invece sono di più. È stato molto a tema lunare, adesso vi faccio vedere il perché. Sono tutti uguali, sì. Sono praticamente questi stampi semplici del sole e della luna, che ho visto, come esempio loro avevano creato degli orecchini e mi piaceva l'idea. È una cosa che mi piace avere questo contrasto
oppure si possono fare anche ciondoli per collane, chiaramente, oppure si possono creare dei ciondoli da poter abbinare con quest'altro kit se ci vogliamo mettere in mezzo qualcosa di resina, che sono 1, 2, 3, 4, 5, sono tutti uguali. E costano una sciapata, mi sa 2 euro, 1,97 euro, una roba del genere. E quindi anche qui andremo a fare un tutorial, magari una cosa, come vi dicevo, combinata. E quasi quasi, se vi interessa, visto che stavo ripulendo cameretta, e ho trovato diverse cose a livello creativo, oppure come si chiamano i portagioielli, non so, non mi viene il nome, quelli girevoli, e sono riuscita a vendere qualcosina. Pensavo di mettere magari qualcosa anche su Vinted. Se vi interessa, vi lascio il link, così se magari ci sono prodotti appunto creativi che vi possono servire, quindi potrei mettere anche questi stampi, perché tanto di 5 non ce ne faccio niente, magari me ne tengo due per me. E se vi interessa, magari lasciatemi un commento, poi in un altro video, quando avrò magari impostato tutto, vi mando il link, fatemi sapere. Quindi questa è l'altra cosa. Poi continuiamo. Qui abbiamo la packing list, scatolina Finger Inspire. Questo è il codice. Questa è una cosa molto molto semplice, però mi piacevano tanto. Vi faccio vedere, sono dei semplicissimi pendenti già fatti. Anche qui contenuti in queste scatole, ripeto, di plastica dura. E sono questi pendenti a mo' di pietruzze, chiaramente non sono pietruzze, però mi piacevano un sacco. Abbiamo questi sui toni dell'azzurro e del blu, che come potete vedere hanno un po' l'effetto appunto delle pietre, ma ripeto, non lo sono, però insomma mi piacevano. Poi abbiamo questo qua, più sul nero blu notte. Questo. Questi. Fucsia. E questi blu viola. E anche qui vedremo di poterci creare qualcosa. Mi ispirava molto fare una collana con tutti questi componenti attaccati, di tutti i vari colori, quindi non farla monocolore. E questo è l'altra cosuccia. Poi, altra scatolina. Allora, questo è il codice. E qui, non so come mi ha fatto la testa a prenderlo. Perché qui dovremmo lavorare con la resina UV, che sapete che io non amo particolarmente, ma mi piaceva troppo come erano nelle foto. Sono una serie sono dei pendenti che, come vedete, hanno delle zone chiuse, non so come dirlo, e praticamente li si va a colorare dentro con la resina UV. E sono sia in oro che in argento. Adesso ve ne faccio vedere alcuni, dopo ripeto tutto nel dettaglio, lo vedrete nel video. Ecco, praticamente loro sono leggerissimi intanto, e in una foto hanno fatto vedere che hanno colorato ogni tassellino, diciamo così, con un colore di resina UV diverso, ed erano venuti veramente molto carini. Per fare degli orecchini ci sta da bestia. Abbiamo triangolini, rettangolini, cerchi e lunette, e poi sono ripetuti, quindi sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sono 4 coppie da 2, quindi sono 16 in totale. 16 oro e 16 argento, e mi piacevano, mi piacciono come erano venuti. Tocca che ce la facciamo amare sta resina UV. Se avete un marchio in particolare di resina UV che vi trovate bene,
Fatemelo sapere, perché quella che uso io, a parte che non mi ricordo che marchio è, e con la lampada UV, non so perché, non si asciuga perfettamente, come vi dico sempre, la devo mettere al sole, che vabbè, quello poco importa, ma puzza tanto, puzza di, beh, vi dico la verità, piscio di cane, non lo so perché, ma la puzza è terribile, e boh, non lo so. E quindi se avete magari una resina UV che, ecco, dappertutto che vi trovate bene, magari fatemelo sapere e appunto andremo a lavorarci con questi componenti. E poi, eccomi partita una lunetta. E poi abbiamo l'ultima cosa, yes, altra scatolina, ecco qua il codice. E se non erro anche questa, ah no, Unicraft, pensavo fossero leggermente più grandi, però dai, va bene uguale. Anche qui lavoreremo di resina e vi faccio vedere che componenti sono. Il codice è questo, scusate, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. Anche qui scatola in plastica dura e all'interno abbiamo i vetrini, se volete usarli, e questi componenti già predisposti per orecchini, però uno, ripeto, può utilizzarli come gli pare, che hanno, vedete, già il cabochon integrato, tipo con la lunetta e il rombo. La lunetta, il rombo, la goccia, poi il cerchietto, il cuoricino, che carino! No, troppo carino. Eccolo qua. Cerchietto, poi c'è l'ovale, il rettangolino, l'esagono e mi pare che siano questi, il quadrato l'avevo fatto vedere, non mi ricordo, mi pare di no, e questo, e chiaramente sono tutti accoppiati, ma sono veramente molto molto carini. Pensavo sinceramente che fossero più grossi, però va benissimo come misura. E di certo qui non è che puoi fare uno spettacolare effetto cloud o non lo so, però ci proveremo. Magari potrei utilizzare i foil, avete visto uno degli ultimi video, potrebbe essere una cosa interessante. E io li ho trovati solo in questo color dorato, non so sinceramente, non ci ho fatto caso se c'erano anche in color argento, però quando li ho visti mi piacevano troppo e non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che fossero questo tra le novità del sito, perché io quando scelgo i prodotti per collaborare vado sempre nella sezione novità, così vedo se ci sono cose nuove e particolari, me la vado a sfogliare tutta e si trovano sempre delle cose molto molto carine. Quindi queste sono tutte le cosine che mi ha gentilmente mandato BBCraft. Ripeto, nell'info box trovate il loro sito, il codice sconto e i link di tutti questi prodotti. Rimanete sintonizzati al canale così non vi perderete i video dove andremo a creare insieme. Se vi va, lasciate un like e un commento e ci vediamo presto. Ciao ciao!